E intanto un saluto alle autorità dello Stato che ringraziamo per la loro presenza, Sua Eccellenza il Prefetto, il Signor Questore, al quale auguriamo un buon lavoro perché si è insediato da poco alla Questura di Crotone, e vogliamo anche manifestare la nostra vicinanza del Comune di Cutro per qualsiasi forma di collaborazione istituzionale che noi possiamo dare, così come facciamo anche con il Comando Provinciale dei Carabinieri. Saluto il colonnello e il comandante provinciale, e naturalmente la Guardia di Finanza, la presente anche il vicequestore, i sindaci di Isola Capo del Sud, Ciro Marina e Ciro, e anche questo gruppo di dipendenti dell'Unipol con il presidente Dondi, ai quali rivolgiamo un caloroso saluto di benvenuto e vi auguriamo di trovarsi bene, così come diceva qualcuno, nel vedere quella struttura nostra che ospita ormai da diversi anni tanti gruppi di associazioni, ma anche di lavoratori, di impiegati, per noi veramente è una grande soddisfazione. I campi di volontariato di Libera sono nati circa una decina d'anni fa, quando le prime cooperative che gestivano i terreni confiscati, soprattutto in Sicilia, avevano la necessità di essere supportate proprio nell'avviamento delle loro attività, e quindi si è iniziato a promuovere questa attività di volontariato destinata proprio a fare dei lavori sui terreni per aiutare queste cooperative a fare proprio le coltivazioni. Oggi, a distanza di quasi 10 anni, i campi di volontariato Stati Liberi si fanno in tutta Italia, perché i beni confiscati non ci sono solo al sud, ma ci sono anche nelle regioni del nord. Quindi oggi abbiamo campi di volontariato anche in Emilia Romagna, in Lombardia, in Piemonte, sempre sui beni confiscati, perché diciamo che si è allargato un po' lo spettro delle attività, perché i beni confiscati non ci sono solo i terreni gestiti dalle cooperative che fanno agricoltura, ma ci sono strutture anche che sono gestite da associazioni che fanno attività sociali di vario genere, e molto spesso è necessario fare degli interventi per la sistemazione, perché beni confiscati hanno un iter di assegnazione molto lungo, quindi spesso vengono abbandonati e c'è la necessità di metterci mano per sistemarli. I volontari che vengono a questi campi però non fanno solo il lavoro, che spesso si svolge solo nella mattinata, ma nel pomeriggio, nel resto della giornata, si fanno tutta una serie di attività che hanno lo scopo di formare sul tema delle mafie, perché sulla mafia è un argomento molto complesso, e Libera, diciamo che promuove già da tanti anni attività formative per imparare a conoscere le mafie, e anche incontri e testimonianze di persone che hanno avuto a che fare con questo fenomeno, e quindi hanno storie da raccontare, quindi giornalisti, testimoni di giustizia, familiari di vittime di mafia. Eccellenza, Prefetto di Crotone, Dottor Vincenzo Panico, oggi qui a Cutro all'interno della sala polivalente Falcone e Borsellino, dove sono stati presentati i vari campi di volontariato che arricchiranno l'estate crotonese con gruppi di giovani che comunque verranno da tutte le parti d'Italia. Un'occasione per ribadire l'importanza del bene confiscato, soprattutto dell'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Sì, è una linfa di cui abbiamo bisogno. Ed è straordinario scoprire che persone del nord, dipendenti, che potrebbero fruire delle loro ferie in modo così, come tutti, invece li indirizzano con il volontariato, lavorando su beni confiscati, che è un segnale di grande valore simbolico, perché, oltre che poi a un apporto materiale, perché contribuiscono a mantenere in perfetto stato questi beni, nel mentre poi si perfezionano le procedure per affidarli definitivamente alla cooperativa di giovani del luogo. È un'esperienza che si rinnova e che abbiamo visto con i numeri riscuote sempre maggiore entusiasmo, tanto è vero che le prenotazioni sono 3 volte superiori alle disponibilità. Questo è il segno della solidarietà di uno straordinario paese quale l'Italia.
una solidarietà di cui ha bisogno il Sud, di cui abbiamo bisogno anche noi istituzioni che abbiamo il compito professionale di lottare contro questo crimine organizzato, ma quando possiamo contare sulla società civile, quella sana, ancorché si manifesti numericamente non in modo così massiccio, ma i segnali vanno mandati anche attraverso quei pochi che ci sono, perché devono sapere che noi non torneremo, non molleremo su questa battaglia, su questa, in questa lotta che ci vede in prima linea, ma con il conforto di tante persone per bene, che sono i volontari, che affiancano le istituzioni, i comuni che si come dire, offrono ospitalità e che come dire, fanno in modo che questi beni confiscati vengano utilizzati fino in fondo. C'è questa anche necessità di perfezionare tante procedure, perché alcuni beni confiscati devono essere ancora recuperati, ma come ho detto siamo passati dal 7-8% in 2 anni e mezzo al 60%, e quindi miglioriamo sempre di più. Questo è un segno di speranza. Eccellenza, l'importanza di questi campi di volontariato e quelli che comunque mandano il messaggio reale della Calabria, di tanti giovani che magari vengono da tutte le parti d'Italia con una idea, però un'idea che viene smentita totalmente vivendo la vita da campo, vivendo nei beni confiscati all'Andrangheta. Questo è poi l'effetto che noi vogliamo, ed è sono dei testimoni, dei messaggeri, queste persone che vengono dal nord, eccezionali, perché non soltanto colgono questi segnali del cambiamento, ma poi sono, come dire, il tramite perché in altre parti d'Italia si modifichi anche questo preconcetto. Raccontando comunque l'esperienza. L'esperienza, quindi ci serve, caspita se non serve, e come può essere efficace un messaggio che non va attraverso persone che vivono nel luogo, ma persone che sono estranee, che vengono, quindi sono sul piano, sono obiettive nella valutazione. E quindi questo fatto che si moltiplichino le prenotazioni è un segno importante che ci dà la possibilità di vedere che c'è una tendenza a conoscere e quindi a rimuovere quei luoghi comuni che al sud è solo malaffare, è solo criminalità organizzata. Un'ultima battuta, durante gli interventi ho sentito una frase ad effetto che è davvero molto, molto forte, che recita: il bene confiscato da un problema a una risorsa. Esattamente. Problema, negli anni scorsi era un problema, si confiscava e per anni rimanevano inutilizzati. Quando si tocca con mano, che invece non solo con la produzione, ma anche proprio con la fruizione, perché quei campi, quei percorsi delle farfalle con quei bambini è stata una cosa bellissima lì a Isola Capo Rizzuto, quindi vuol dire che si può, ecco, il cambiamento si può, quando lo si tocca con mano, e allora l'effetto è ancora maggiore, quindi il risultato più concreto e più vicino. Continuiamo su questa strada. Continuiamo su questa strada.